pomeriggio da Monica in cucina. Monica oggi vi farà vedere come realizza il pane bianco fatto in casa. È un'enorme soddisfazione poterlo realizzare e quindi ho deciso di condividere con voi questa ricetta perché spero che la possiate fare anche voi. Basterà avere in casa come scorta sempre tutti gli ingredienti giusti. Seguitemi mentre sono lì che lavoro, perché anche questa merita di essere vista. Noi ci vediamo dopo. Gli ingredienti per realizzare il pane saranno 250 ml di acqua, un pizzico di sale, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 500 g di farina, potete utilizzare o questa di Manitoba, che è ideale per i lievitati, oppure questa bio, un cucchiaio di zucchero, mezzo cubetto di lievito di birra, che io ho già fatto sciogliere in acqua tiepida. Ho preso la planetaria, ora inserisco il gancio, questo qui, che serve per impastare. Aggiungo l'acqua, il sale, i 3 cucchiai di olio, 1, 2 e 3. Metto tutta la farina, lo zucchero e il lievito che ho fatto sciogliere con l'acqua. Aziono la planetaria e farò andare per 10 minuti. L'impasto è pronto, sono trascorsi 10 minuti, ora leverò il composto dalla ciotola della planetaria e lo metterò su un piano da lavoro. Lo lavoro leggermente così con le mani, velocemente, e ora gli darò la forma che voglio. Io la farò allungata in questo caso. Con il coltello appuntito farò dei tagli così. Lo copro con un canovaccio così e lo farò lievitare per circa 2 ore o fino al raddoppio. Ecco il pane bianco di Monica in cucina che è lievitato, è raddoppiato di volume ed è pronto per essere messo in forno. Dovrà cuocere in forno ventilato per 25 minuti a 180 gradi. Dovrà dorarsi in superficie, quindi dipenderà sempre dal tipo di forno che avete per verificare la cottura. Una volta pronto andrà levato dal forno e andrà fatto raffreddare bene su una gratella prima di poterlo servire. Ecco qua il pane bianco di Monica in cucina. Guardate cosa ha realizzato Monica. Ecco qua Monica in cucina che ha realizzato il pane bianco. Avete visto? Non c'è voluto poi così tanto. Quindi provateci anche voi a farlo, perché veramente lascerete tutti, tutti a bocca aperta. Anche voi stesse. Io vi aspetto con nuove ricette. A presto da Monica in cucina.